Mentre lei chiude il portamonete, l'ombra di lui scivola alla sinistra della sua mano. Mentre lei fa marcia indietro dal parcheggio, lui le gesticola freneticamente accanto. Mentre lei va verso il bar, lui emerge da una scatola di cartone. Mentre lei pota le rose, lui chiede dell'acqua. Mentre lei carica la lavastoviglie, lui è davanti al cancello. Mentre lei corregge i compiti, lui suona il campanello della porta. Chiede vecchi abiti, bottiglie vuote, soldi per un taxi, soldi per un funerale, soldi per i figli, soldi per la madre. Mentre lei dorme, lui fruga nei bidoni dell'immondizia. Mentre lei fa il caffè, lui si fa una cacata sui gradini tra Buxton e Rosemead. Mentre lei va a fare una passeggiata, lui inciampa tra i cespugli di canna. Al semaforo è una lotta di sguardi per conquistare o proteggere campi di visione. Non dovrebbe dare soldi al ragazzo che sniffa la colla? O non è forse quello sulle stampelle dell'assistenza sanitaria il suo uomo? O non dovrebbe aspettare fino al prossimo angolo e dare qualcosa alla madre col bambino sulla schiena in questo inquinamento? O al mendicante nano all'incrocio di Upper Orange? All'uscita dal supermarket due si litigano il suo carrello. Tre sostengono di averle custodito l'auto. Davanti casa una piccola banda che gli ha lavato la macchina aspetta soldi e cibo. Sul terrazzo, da Carlucci, la voce implorante di una donna si fa più forte. Qualcuno mette una rosa sul tavolo e chiede soldi. Al telefono qualcuno raccoglie soldi per i sordi. La World Vision raccoglie soldi per posta per Meteleli. Mentre serve la minestra, cerca di pensare. Davanti al radiatore cerca di ricordare. Adesso stanno tutti correndo all'incrocio tra Motterdam e la Derry Street per l'unico letto. Fanno la fila, silenziosi, per qualche lavoretto. Ad Harrington Street aspettano in file silenziose per la mensa. A St. George's Mall giacciono in file silenziose, svenuti per il freddo, la fame, la colla. I poveri le vengono incontro dai quattro angoli della terra. Affollano le pianure. Si arrampicano sulle montagne e sulle terrazze. Qualunque cosa faccia saranno con lei e con la sua incapacità a vivere la vita rapportandosi a loro. Anche la sua più piccola azione sarà senza onore. Bertolt Brecht ha detto: soltanto chi ha conosciuto la fame può nutrire gli affamati. I ricchi nutrono solo i loro simili. Occupiamo e popoliamo case e alberghi. Sì, cuciniamo il pap nelle automobili, vendiamo merci nel canale, impossessiamoci di questa città. Noi, che sappiamo che cos'è la fame, daremo da mangiare agli affamati. Mi chiamo Tania, vengo dal teatro, ho lavorato soprattutto in teatro da molti anni, con diverse compagnie in giro un po' per l'Italia e anche molto all'estero. Per me il cinema è in questo momento una curiosità, una cosa che conosco molto molto poco, ho fatto solo una piccolissima esperienza e dopo tutte le resistenze che ho avuto fino a questo momento mi viene voglia di vedere cos'è, capisco che è molto diverso dal posto da cui vengo. Ho lavorato in Francia ultimamente, sempre per il teatro, in francese, e anche questa cosa appunto di lavorare con un'altra lingua è una cosa che mi diverte molto. Per me è un po' questa cosa di farsi lo sgambetto ogni tanto, di tirarsi un colpo strano, mettersi un po' in difficoltà, è una cosa che in qualche modo mi stimola, mi fa venire voglia di fare delle cose diverse. Non ho studiato in una scuola, mai. E ho cominciato a lavorare facendo una serie di laboratori e poi lavorando direttamente con delle compagnie, per cui per me il lavoro d'attore, come dire, è una cosa che si costruisce veramente mattoncino per mattoncino, come un'esperienza di vita, è molto un'esperienza anche di relazione, mi interessa lavorare con le persone soprattutto. Parlo quindi il francese, parlo il napoletano perché sono di Napoli, parlo l'inglese meno bene che il francese, anche perché appartiene a un'esperienza un po' più scolastica. Poi non lo so, le invento molto le lingue, la mattina mi sveglio, in genere canto queste canzoni nelle lingue bizzarre, però insomma questo forse non serve tanto.